Buonasera, ben ritrovati. Sono così felice di riprendere con voi questo dialogo attraverso i libri dopo questa lunga pausa. Spero che in questa pausa abbiate trascorso dei momenti magici e meravigliosi proprio attraverso i libri. Stasera partiamo con un libro a me molto caro che avevo letto nel momento in cui era uscito, Le otto montagne di Paolo Crognetti. Un libro premio Strega del 2017 tradotto in ben 38 lingue. È un libro che ho ripreso quest'estate perché sono rimasta incuriosita da una recensione che avevo letto riguardo la trasposizione cinematografica che era stata fatta proprio su questo romanzo. Tra l'altro un film che vedrà come protagonisti due grandi attori del nostro cinema italiano, Alessandro Borchi e Luca Marinelli. E Le otto montagne di Crognetti, ho capito per quale motivo può aver vinto un premio così importante e prestigioso, perché è un romanzo che se dovessimo classificarlo, per esempio, io che sono un'insegnante, in un'antologia lo verrebbe messo appunto inserito nella parte del romanzo di formazione, il cosiddetto Bildungsromanz tedesco, perché in realtà i due protagonisti, Bruno e Pietro, questi due ragazzi, due bambini che poi insomma diventeranno ragazzi, diventeranno adulti insieme, alla fine del romanzo hanno una personalità totalmente diversa e ben strutturata rispetto all'inizio. Si sono formati attraverso la vita, attraverso quelle che sono le esperienze che noi tutti viviamo. Quindi tutti noi abbiamo un piccolo romanzo di formazione, ne siamo portatori. All'interno del libro si inseriscono varie tematiche. Direi che la cosa più bella che forse mi ha affascinato e al tempo stesso essere fatto è proprio l'ambientazione del libro, la montagna, questa montagna possente, siamo ai piedi del Monte Rosa, questo Monte Rosa che fa da sfondo e che diventa personaggio, diventa carattere proprio all'interno del libro. Le vite di questi due ragazzi si snodano attraverso i sentieri che questa montagna concede loro, una montagna che Pietro, il ragazzo di città, condividerà con il ragazzo di grana di questo paesino, che diventerà il suo compagno di avventure, ma non soltanto, diventerà un po' il suo alter ego. Sono questi due personaggi che si influenzano vicendevolmente anche attraverso i loro silenzi, attraverso proprio i silenzi della montagna. La figura che li lega è una figura paterna, quindi diciamo che la letteratura ci ha fatto conoscere molte volte, no? Il rapporto padre-figlio, e che appunto molta letteratura ci ha consegnato questo rapporto che, oltre a avere uno sfondo genitoriale, anche poi uno sfondo di affetti, di emozioni, di parole dette e di parole taciute. Pietro e Bruno riescono in qualche modo a raccogliere l'eredità che questo padre, una volta morto, lascerà a Pietro e inevitabilmente a questo fratello adottivo, lo potremmo definire così, che è appunto Bruno. C'è una visione panteistica della natura, perché questi due personaggi si fondono attraverso le loro scalate. Quando leggevo i passi appunto di questi due ragazzi che si arrampicano, no, su questi sentieri, anche molto spesso pericolosi, sembra quasi di vivere la montagna con la sua possenza, la sua alcune volte anche indecifribilità, però è una natura panteistica che rispecchia lo stato d'animo dei personaggi che l'attraversano. Il romanzo quindi ha questo filo rosso che lo attraversa all'inizio e alla fine, che è questa splendida amicizia che lega questi due ragazzi, un rapporto amicale che si ritroverà sempre, che avrà comunque, no, una struttura ciclica, cioè anche nel loro, attraverso la distanza, attraverso appunto i silenzi, attraverso parole che molto spesso rimangono inespresse, c'è comunque una profonda affezione, una profonda intesa tra questi due ragazzi. Questa figura paterna un giorno scompare perché morirà, e proprio il padre di Pietro lascerà in eredità a suo figlio e poi inevitabilmente quindi all'amico Bruno una baita diroccata presso la quale loro lavoreranno tanto, cercheranno di ristrutturarla, una casa che riprende piede e che in qualche modo diventa, no, allegoria di queste due vite che si intrecciano e che daranno vita a una terza vita. C'è anche l'amore all'interno del romanzo, l'amore che poi è un amore tra uomo e donna. Bruno conoscerà appunto questa splendida ragazza, perché ha un animo così entusiasta e così pronto alla vita che darà proprio vita a un figlio, e questo figlio
verrà accudito non soltanto dalla madre appunto naturale, ma vedrà in qualche modo curato e istruito alla vita dalla madre di Pietro. Quindi, come si può dire, le generazioni che si susseguono, un'educazione sentimentale attraverso generazioni, la madre e una nonna, tra virgolette, anche se nonna non lo è, e quindi alla scomparsa della figura paterna, una figura paterna così importante che era appunto stato il babbo di Pietro, subentra questa figura materna, è una figura in realtà che sostituisce questo grande amore che crescerà questo figlio, ci farà capire quanto in realtà l'amore vince sempre su tutto. Il titolo, Le otto montagne, è una leggenda nepalese che ci racconta che conta più arrivare al monte Sumeru, che è la cima più alta e più splendida, o conta percorrere le otto montagne che circondano la vetta. Domandiamoci tutti noi se effettivamente conta molto di più la meta o il percorso. Credo che attraverso la lettura di questo libro tutti ci rendiamo conto quanto le nostre vite siano intrecciate le une alle altre, quanto in realtà la nostra vita sia proprio un percorso fatto di comunicazione, incomunicabilità, spensieratezza, ostacoli, quindi così è la vita. Tutti raggiungiamo, anche se non tutti non ce la facciamo a raggiungere il Monte Sumeru, la vetta più alta, quello che conta è aver attraversato tutto quello che la vita ci porta avanti in un bellissimo percorso. Sì. Queste otto montagne, quindi, che circondano il Monte Sumeru, in realtà fanno capire quanto sia importante non tanto la meta, ma il percorso che facciamo per arrivare a quella meta. Voglio chiudere appunto sperando che questo libro lo possiate leggere e interiorizzare così come ho fatto io. Come dice Umberto Eco, i libri pesano anche da soli e in silenzio. A presto, vi aspetto.